Ho preso una Dolphin Bar. La Dolphin Bar praticamente è un affare che si collega direttamente ai vari Wiimote, accessori per i Wii Wireless, e gli dà direttamente comandi grezzi in interfaccia a Dolphin, l'emulatore di Wii. E quindi si risparmia un sacco di tempo, nel senso il collegamento funziona, e funziona tutto a perfezione, si possono trasferire Mi senza starsi a sbattere con Bluetooth e cosa. Ora, la cosa idealissima sarebbe avere una barra USB grezza, solo luci. Poi dopo stare a mettere e collegare proprio la scheda del Wii Bluetooth con la nuova modalità pass-through di Dolphin, in modo che veda direttamente il grezzo proprio senza passare dai driver di Windows o di Linux, di Mac, insomma, che computer usate, vede direttamente il Bluetooth e lo usa direttamente. Quello sarebbe il massimo della compatibilità. Però per avere il massimo della compatibilità bisogna alzare e rompere le scatole con una barra di sensore, che sono semplicemente due LED e via, vabbè, io non lo so riuscire a trovare USB che si attaccano a tutto a 12 volte, quindi bisogna stare a sbattersi con un trasformatore. Poi bisognerebbe prendere un modulo Bluetooth di proprio Nintendo, ripreso da un Wii, parte di ricambio. Costano pochissimo su AliExpress. Il problema è che quelli non vanno a 5 volte con l'USB, ma vanno a 3,3 volte. Quindi anche lì bisogna starsi a sbattere con un regolatore di tensione, eccetera, eccetera. Quindi la cosa più facile che è la Dolphin Bar. Con questa introduzione di 2 minuti, ho detto perché ho preso una Dolphin. Perché con 15 euro l'attacchi. Tu c'hai i sensori e via. Che svantaggi c'ha? Lo svantaggio è che il sonoro che ci passa attraverso non è proprio al massimo, è gracchiantissimo e infatti lo tengo al minimo. Ma ora vediamo com'è l'anatomia di Adobe. In questi 2 minuti e mezzo ho fatto vedere il manuale che dice che prendendo premuto home più tasto direzionale si possono cambiare tra i 4 modi, ma intanto vediamo un attimo come è fatta. È semplicemente uguale a una barra di sensore con un supporto, e tra questi qui c'è mouse, emulazione di mouse e tastiera, che fa schifo perché non è abbastanza preciso, trema tutto. Questo come è fatto, c'è anche il biadesivo per tenerlo fermo. Emulazione di joypad, boh, mai usato, un telecomando multimediale e il telecomando Wii, che lo uso sempre. Ecco così come è fatta. Se si illumina si vede che c'è ben quanti sono? 5 LED, anche ben illuminati, 5, 5, 10. Quando non c'è niente di collegato si spengono, quindi non è possibile utilizzarla su altri, cioè se non la usi non si è sospenti, quindi può essere utilizzata solo con Wiimote collegati, non è possibile utilizzarla con Wii vero per esempio. E poi nulla, c'è l'unico interruttore che c'è, oltre al power c'è su e giù per dire se la barra sta sopra o sotto il televisore. Basta, questa è la Dolphin Bar e funziona benissimo con Dolphin, emula veramente bene, cosa consigliata.